Curarsi è diventato un privilegio per pochi. I punti nascita di Sapri, Polla, Sarno e Vallo della Lucania rischiano di chiudere. La sanità nella provincia di Salerno è ormai tutta in mano al privato e il pubblico non risponde adeguatamente alle necessità di cura delle persone. Si rischia di perdere i fondi ministeriali per le ristrutturazioni, le liste di attesa per le prestazioni sanitarie sono sempre più lunghe per il blocco dei tetti di spesa. Urge programmare nuove assunzioni. È un lungo elenco di richieste, quello portato stamani all'attenzione della Direzione Generale dell'ASL di Salerno, dove questa mattina in via Nizza, organizzato dalla CGIL di Salerno, un presidio ha preceduto una pubblica assemblea. Le vicende della sanità salernitana post emergenza Covid risultano essersi ulteriormente aggravate negli ultimi mesi: chiusure, accorpamenti dei reparti, carenza di medici, barelle in corsia e pronti soccorso in affanno sono solo alcune delle criticità del sistema sanitario provinciale. Assistenza domiciliare carente, riabilitazione senza personale e lista d'attesa infinite sono figlie del continuo disinvestimento nei servizi pubblici. Queste le criticità mosse dai sindacati di categoria. Cerchiamo di evidenziare queste difformità, questi problemi che purtroppo la sanità locale sta attraversando. Io dico non solo locale ma anche quella nazionale. Chiaramente noi guardiamo il territorio e cerchiamo di evidenziare queste criticità alle direzioni centrali. Chiusura dei punti nascita, problemi legati ai ticket, alle liste di attesa, insomma il contesto è lungo. È un elenco lunghissimo, quindi iniziamo nel frattempo a risolvere qualcuno, poi chiaramente ce ne sono tanti altri, abbiamo anche grandi risorse da poter sfruttare, però questo compete alla Regione Campania per darle ai territori. Abbiamo posto una serie di problematiche alla Direzione Generale perché noi abbiamo bisogno di un dialogo. Un dialogo perché qui oggi c'è il sindacato ma ci sono anche i cittadini che hanno bisogno di una salute ovviamente universale e garantita su tutto il territorio. Stiamo vivendo per la carenza di medici una contrazione dei servizi, una chiusura dei reparti, un accorpamento dei reparti. Questo non è possibile perché la popolazione ovviamente è spaventata che possa accadere sempre qualcosa di peggio. Invece noi oggi siamo qui in maniera molto responsabile a rappresentare il nostro punto di vista, a condividerlo ovviamente con chi determina e governa il territorio dal punto di vista sanitario. Abbiamo delle proposte, come ad esempio quelli dei medici ex USCA, che possono essere utilizzati nel pronto soccorso, con i codici bianchi, nei reparti, nell'assistenza domiciliare. Partiamo da questo, partiamo ad attivare nuove procedure di reclutamento per la dirigenza medica e soprattutto con la contrattazione di secondo livello che è demandata alle organizzazioni sindacali prevediamo anche degli incentivi a chi va a lavorare in strutture periferiche, anche strutture più difficili. Bene, oggi siamo qui quindi a rappresentarlo insieme ai cittadini che chiedono al sindacato ovviamente che vengano rappresentate le proprie esigenze. Qui ci sono cittadini che ogni giorno pagano le tasse, vogliono ovviamente delle strutture sanitarie che rispondano alle loro esigenze, abbiamo anche molti anziani, quindi anche per il potenziamento delle strutture domiciliari, delle strutture della riabilitazione, c'è bisogno di logopedisti, c'è bisogno di fisioterapisti, c'è bisogno di sanità, questa è la richiesta che viene fuori dai cittadini e dal sindacato. Milioni e milioni di persone, devo dire che questa vicenda, questa sofferenza, questa difficoltà rischiamo di aggravarla con i provvedimenti imminenti dell'autonomia differenziata. Mi sembra veramente barbaro che una persona debba decidere se curarsi o comprare il pane, perché di questo si tratta per alcune fasce di pensionati.